Un saluto a tutti e bentornati qui da Mauri, bentornati sul canale. Quest'oggi siamo qua perché abbiamo, io personalmente no, però Thunderflash e anche, e non solo Thunderflash, ma anche riguardante altre mod, è stato risolto il problema dell'audio che purtroppo non c'era, perché con l'ultimo aggiornamento di AMS2 c'è stato un problema proprio appunto sull'audio delle mod, che si sentivano i pneumatici ma non si sentiva più il rumore. E della vettura, il motore non si sentiva più. Quindi adesso questa cosa è stata aggiornata perché Thunderflash ha rilasciato tutte le nuove mod, che poi adesso ovviamente vi lascio più tutto in descrizione, poi vi lascio un breve video, cioè giusto un piccolo aneddoto per farvi vedere come fare per fare scaricare anche velocemente. Prendete l'ultima cartella dove ci sono tutte le mod, perché lui le ha messe tutte in un'unica mod, in un'unica cartella, in modo che non dovete andare a scaricarne una per volta, e quindi mettete poi tutto nel content manager e quindi la cosa funziona poi da sola. In più ha lasciato anche una macchinina molto divertente, che è quella riguardante ovviamente il Rallycross, una versione light davvero davvero divertente, ma andremo a vedere dopo. Oltretutto abbiamo anche, grazie a Quadolo, che devo ringraziare sempre, lui è sempre sul pezzo, un grande amico del canale, e lui ovviamente mi ha subito fornito le informazioni, e ovviamente lascerò anche tutti i link in dettaglio ovviamente in descrizione, riguardante l'audio sia per le IndyCar 2023 sia per la mod delle Formula 1 del 1996, e poi in particolare dopo andiamo a vedere questa vettura che è stata aggiornata di Charles Robillard, che ricordo che è veramente un grandissimo mod, lui è un programmatore di un certo livello, che già la versione precedente era qualcosa di fantastico. Qui ha migliorato, addirittura la macchina è migliorata un pelo con la nuova fisica, che lui già aveva fatto una fisica incredibile, e qui già abbiamo veramente raggiunto un livello superiore, e oltretutto ovviamente il discorso anche dell'audio. Ma prima di proseguire con il video, ragazzi, devo ricordarvi assolutissimamente la stagione 2 delle BTCC, che ci sarà tra qui a breve, quindi andate sul canale di simdrives.eu, link sempre in descrizione per tutte le info, perché ovviamente bisogna andare a iscriversi a questo nuovo campionato che ha fatto la prima stagione, è stata fantastica, dove c'è stato veramente tanta bagarra anche nelle retrovie, dove c'è stato addirittura vittorie inaspettate, quindi chi ha seguito sa, e chi non ha seguito invito a vedere magari la prima stagione, che comunque è stata veramente molto molto interessante. E adesso ci sarà appunto la seconda stagione della BTCC su R-Factor 2, quindi andate in link in descrizione, andate su simdrivers.eu, iscrivetevi, perché poi ci sarà ovviamente le selezioni da fare, quindi tutte le informazioni le troverete sul canale di Fabrizio di simdrivers.eu. Bene, ora detto questo, ovviamente noi iniziamo invece a dare un'occhiata alle vetture, scendiamo in pista, diamo un'occhiata, sentiamo gli audio di queste vetture e anche, e non solo, quindi vi lascio il video, buona visione. Come vi dicevo, dunque, una volta che siete qua sulla pagina appunto del modding di Thunderflash, andate qua nel Downfall Loader, ovviamente, dove troverete appunto, qui cliccate su questa cartella, qui vedete ci sono tutte le varie macchine, scusate un attimo, vi sposto, ecco, voilà, qui ci sono tutte le varie macchine che andiamo a vedere. Come vedete, non state lì a scaricarne una alla volta, ma venite direttamente sull'ultima, io questa qui zippata, l'ultima, cliccate su questo, in automatico vi scaricherà tutte le varie macchine, e quindi avete poi in questa unica cartella avete tutte le vetture aggiornate. Bene, eccoci qui a bordo di queste bellissime Porsche, ragazzi, che sono davvero belle, adesso sono state aggiornate appunto come dicevo prima, queste bellissime vetture. Adesso siamo qua a Brentach, facciamo subito un girettino rapido e veloce, giusto da... Wow! Mamma mia, queste macchine qua, ragazzi, era già stata una delle mod più belle in assoluto, perché Charles Robillard, l'autore di questa mod, è veramente veramente bravo, e aveva già fatto, nonostante la fisica dell'1.4 precedente, aveva già fatto veramente qualcosa di eccezionale, e in questo caso qui veramente adesso con la nuova fisica
cambia ulteriormente. Ovviamente i dettagli sono minimi, però veramente c'è proprio quel giusto dettaglio in più che forse gli mancava, ma veramente fantastico. Queste Porsche Cup sono davvero belle, veramente spettacolari, provatele assolutamente. Ovviamente è tutto sempre in descrizione. Mamma mia, che figa che sono queste Porsche. Ovviamente è logico, le GT3, quella nuova aggiunta che c'è stata con DLC, certo, ovviamente quelle sono anche tantissima roba, ma questa Porsche Cup, ragazzi, veramente, per chi non l'ha provata, andate subito a scaricarvela, perché vale veramente il biglietto d'andata. Cioè, questa è veramente una macchina stupenda, che su AMS2 dà veramente soddisfazione alla guida. Davvero molto molto ben fatta, la distribuzione del peso della macchina è veramente fatta molto molto bene, e si riesce a recuperare, guardate che roba, eh? Cioè, bello comunque, davvero, veramente da... Ma già, come ripeto, già nell'1.4 lui era riuscito veramente, ma essendo lui comunque un programmatore, era riuscito veramente a togliere quell'effetto già scivolamento classico di MS2, era già riuscito a toglierlo. Però qui logicamente facciamo ovviamente uno step in più, perché con la nuova grafica, con la nuova fisica, ovviamente cambia ulteriormente. E adesso cambiamo vettura. Eccoci qua, siamo a Barcellona del 1991 sul circuito appunto del DLC, e qui siamo su queste vetture che sono state, ovviamente sono quelle che riprendono un po' appunto quelle del 1996, quindi abbiamo tutte le livree, ma anche queste macchine è proprio una mod che ovviamente vi lascio in descrizione. Anche qui c'è stato rilasciato, grazie al nostro amico Quadolo che mi ha informato e ovviamente mi ha rilasciato il file per poter avere la possibilità di nuovo avere il suono. Ovviamente questo problema dell'audio che è stato riscontrato un po' su tutte le mod, e anche qui abbiamo avuto questa macchina veramente molto particolare, eh? Questa mod è fatta molto bene, le macchine comunque sono parecchio difficili, hanno una trazione, bisogna proprio saperla, partono proprio tantissimo, come si accelera, però sono veramente bellissime, anche le livree sono stupende di questa mod. Ovviamente come sempre trovate poi tutto in descrizione. Uff, devo togliere questo effetto di avanti e indietro perché dà veramente fastidio. E ti fa anche, ti sbaglia anche, perché comunque la macchina andando così avanti e indietro ti fa sbagliare. Non percepisci molto bene la distanza esatta. È fastidioso. Comunque veramente, queste vetture sono davvero belle. E anche qui, ovviamente, come ben sentite, abbiamo risolto il problema dell'audio, che ora è al 100%, ovviamente. Mamma mia! Avete visto com'è? Ma cazzo, ragazzi! Come si dà troppo gas, ovviamente, lei ci fa subito lo scherzetto. Comunque, davvero, davvero molto bello. Ora andiamo a vedere la chicca della vettura che ci ha lasciato Thunderfish insieme alla correzione di tutte le altre sue mod. Eccoci qua a bordo di questa vetturina per il rallycross. Oh mica, ragazzi, è una vetturina agilissima.
cazzo. Però è molto divertente, ragazzi. Ma mannaggia, attenzione. Facciamo un saltone. Woohoo! Attenzione qua. Ah, è divertente, ragazzi. Figo. Oh, cazzo. Molto divertente comunque la macchinina, sempre piacevole queste aggiunte da parte del nostro amico Tangers Flash, che comunque ha ripreso un pochettino, ha ripreso coraggio dopo ovviamente un po' di sclero da parte sua, che comunque ci sta, come abbiamo sempre detto, che comunque giustamente un po'... Ah, attenzione, guarda di traverso, attenzione qui. E ci sta comunque il fatto che ovviamente, essendosi, oh, attenzione, essendosi sempre un po' risentito anche del fatto che, mannaggia, del fatto che delle mod che ovviamente lo hanno un po' criticato eccetera, comunque lui poi ha il suo periodo di sfogo e poi si riprende, meno male, perché comunque mi raccomando sempre, ragazzi, ogni tanto un'offerta non gli fa male, anzi tutt'altro, lo aiuta e lo incentiva, e comunque ci ha portato finora sempre grandi cose e soprattutto non ha lasciato nulla all'abbandono, ha sempre continuato a fare il suo dovere, tranne qualche momentino giustamente. Comunque ragazzi, divertente sta macchina, attenzione, è molto divertente, davvero molto carina, molto bella, ma pensa un po', carina, davvero divertente, ragazzi. Ovviamente non ha la potenza delle altre macchine, diciamo, da rallycross, però è molto gestibile, è molto più facile da gestire, però è davvero divertente sta macchina. Qui vado sempre lungo qua. Bella, molto bella. Adesso in ultimo vi lascio ancora la visione della, dove c'è stato appunto anche l'aggiornamento dell'audio delle IndyCar, perché come sapete le IndyCar 2.0, anche quelle purtroppo non c'è stato poi la possibilità di avere anche l'audio, mentre invece con l'audio fix, che ovviamente vi lascio sempre in descrizione, avrete di nuovo l'audio. Quindi andiamo ancora a vedere queste bellissime IndyCar del 2023. Ma che figa questa roba. Ed eccoci qua a Indianapolis, che facciamo subito un giro su queste bellissime Dallara. Fantastiche queste vetture, ragazzi, sono davvero davvero belle. Ma sì, togliamo il speed limiter, andiamo subito ai 300 all'ora, guarda il speed limiter, chi se ne frega. E via, facciamo subito, come sentite anche l'audio qua ovviamente, si sente benissimo, attenzione, andiamo di traverso subito. Wow, fantastico. Non ho ancora capito quale delle due mi piace di più, se la mod, comunque mi piace molto la mod, esteticamente la mod è veramente spettacolare, però a livello di guidabilità non so se preferisco questa o quelle originali che sono state rilasciate con l'ultimo DLC dell'USA Pack, che sono praticamente delle fittizie 2023 appunto della Indy, però queste qui comunque sono fatte bene. Mamma mia, ho già spiattellato la gomma lì, fredda spiattellata, paura, la guida accuratissima, Mauri, qua. Che figo, però è sempre bello. Poi Indianapolis, ragazzi, è sempre bellissima la parte guidata. Comunque è bella, questo circuito mi piace tantissimo, davvero bello. Comunque, ragazzi, come avete visto, quindi tutto stato risolto dal nostro buon caro Tando. Ovviamente non mi porto tutte le altre vetture, che tanto sapete già,
Quindi, come abbiamo detto precedentemente, andate, scaricate, mettete, potete scaricare l'ultima cartella come vi ho fatto vedere prima. Quindi da lì inserite poi tutto nel content manager. Ovviamente una cosa mi raccomando, lo ripeto, prima installate ovviamente, come nel caso della mod delle IndyCar eccetera, prima la mod come anche F1 1996 e solo successivamente il fix per l'audio. Non fate il contrario, ok? Quindi poi tutto il resto vi funzionerà alla grande. Bene ragazzi, spero di esservi stati utili. Se ovviamente questo video vi è piaciuto, ovviamente lasciate un mi piace. Per chi passa da qui per la prima volta, se gli fa piacere di iscriversi, fa piacere sia a me, forse anche a lui. E quindi con questo è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao da Mauro.